11 percorsi integrati negli uffici giudiziari della Campania per 165 laureandi e laureati. Questo progetto, che si svolgerà nelle sedi degli uffici giudiziari della Campania, offre la possibilità di mettere in campo le conoscenze acquisite durante gli studi, ma soprattutto di migliorare il funzionamento della giustizia, settore che affronta un'acuta crisi di risorse umane, tecnologiche e finanziarie. Ecco perché l'intenzione di varare un progetto utile a diffondere il concetto di legalità e credibilità delle istituzioni. L'esperienza durerà 6 mesi retribuiti, un'occasione per i giovani sempre più in difficoltà al momento di affacciarsi sul mondo del lavoro. La giornata inaugurale degli 11 percorsi formativi si è svolta questa mattina in una delle sedi dell'Università Federico II, attore dell'iniziativa insieme al Tribunale e la Procura di Napoli. Il capo della Procura, Giovanni Colangelo, e Guido Trombetti, assessore all'Università e alla Ricerca Scientifica della Regione Campania, commentano così la partenza del progetto. Assolutamente decisiva questa fase di transizione tra il mondo dello studio, spesso teorico, dell'università e il mondo del lavoro, con le sue difficoltà, le sue diverse necessità metodologiche di approccio. Questa esperienza credo che sarà particolarmente importante per i giovani di Napoli. Fa parte di tutto un grande sforzo che il mondo dell'università e della regione sta facendo di avvicinare il mondo dell'università e il mondo del lavoro. La Federico II ha compiuto un lavoro straordinario, diamo a tanti ragazzi una formidabile opportunità, perché questo va notato, è un'esperienza di lavoro in un ambiente di grande qualità.